il capoluogo era interessato, ha iniziato ad essere interessato dall'estate del 2016 da diverse rapine alle gioiellerie. Abbiamo quindi iniziato un'attività di monitoraggio, più che altro per quanto riguardava la raccolta dei dati e riuscire a raccogliere quello che sarebbe stato utile per la nostra attività di indagine e che ci avrebbe permesso di riconoscere gli eventuali responsabili. In una tentata rapina che si è verificata nel mese di ottobre, il rapinatore aveva lasciato una impronta parziale che è sviluppata dal nostro reparto di investigazioni scientifiche di Parma, ci ha dato un riscontro positivo che ci ha poi permesso di iniziare a osservare un soggetto che aveva già precedenti specifici per rapina e che poi ci ha portato al riconoscimento effettivo dello stesso quale responsabile delle quattro rapine che noi avevamo, sulle quali stavamo investigando. Le rapine sono iniziate il 3 agosto con la gioielleria Dopanlop di Savona via Paleocapa. Successivamente, il 12 di agosto, è stata rapinata un'altra gioielleria in via Torino, gioielleria Monzeglio. C'è stata poi la tentata rapina in un tabacchino, sempre qui a Savona, in via Gnocchi Viani, che è quello dove noi abbiamo trovato l'impronta parziale. E alla fine dell'anno, il 30 di dicembre, il rapinatore ha colpito l'ultima volta nella gioielleria De Stefano di via Torino. Come mai aveva scelto proprio Savona per i suoi colpi? Questo non è emerso dall'attività di indagine che abbiamo portato a termine ieri con l'arresto del soggetto. Riteniamo noi che potesse avere amicizie o comunque appoggio logistico che avrebbe facilitato il suo soggiorno, seppur breve, nel capoluogo ligure. Era vicino alla comunità Sinti, questo rapinatore. A noi è emerso che era vicino alla comunità Sinti, anche se non abbiamo rilevato alcun coinvolgimento diretto, di soggetti appartenenti a quella comunità alle rapine.